giorno al Capodanno Veneto in Pescheria Rialto, dove sabato sera centinaia di veneziani hanno festeggiato la ricorrenza con musica e balli all'insegna della tradizione della Serenissima, secondo il cui calendario il nuovo anno cominciava il 1° di marzo. Venezia rimarrà Venezia fino a quando i suoi abitanti saranno coscienti di essere i continuatori di quella grande storia che sicuramente può darci la speranza di un grande futuro. La festa è rinata in tempi recenti grazie a un gruppo di associazioni cittadine e ha celebrato quest'anno la 4ª edizione organizzata dai gruppi Viva San Marco e Raise Venete. Senza nessun interesse, oggi sono qui per far divertire i giovani, far divertire i veneziani e attraverso il divertimento dare a loro quello che è sicuramente l'anello che oggi manca, l'aggancio alla propria cultura e alla propria esaltazione nella storia che gli appartiene. I festeggiamenti sono proseguiti anche nella giornata di domenica, sempre in Pescheria, con spettacoli, musica tradizionale, attività per bambini e stand enogastronomici. C'è tanta energia, siamo entusiasti, ci sono tanti giovani che ci stanno seguendo. Questo è il futuro di Venezia, credere nelle proprie tradizioni per il proprio futuro.